un pomeriggio piuttosto grigio, ma qui dentro in questa meravigliosa sala azzurra sarà sicuramente molto molto luminoso. Bene, siamo qui per fare il primo dei due seminari sul tema democrazia senza verità, etica, politica e informazione. Il primo passo appunto è qui alla Scuola Normale Superiore visto che siamo ospiti del professor Vincenzo Barone, che veramente si è prestato con molta cortesia, anzi ha fatto sua questa iniziativa, gli do subito la parola. Io sarò estremamente breve. Questa iniziativa è stata in realtà una iniziativa congiunta delle istituzioni universitarie pisane. Quindi, oltre a darvi il benvenuto alla Scuola Normale, che è il posto che ci ospita, mi sento di darvi il benvenuto anche al nome del rettore Paolo Mancarella di UNIP e del rettore Pier Domenico Perata del Sant'Anna, che purtroppo non possono essere qui, ma che hanno partecipato a, come dicevo, a questa iniziativa congiunta, che è uno dei segnali che stiamo cercando di dare di unità o di unitarietà o come la volete chiamare delle istituzioni universitarie pisane, cosa che mi sembra stia cominciando a dare qualche segnale. Io non voglio assolutamente rubarvi del tempo. Voglio semplicemente aggiungere che pur facendo un mestiere totalmente diverso dal vostro, io sono un chimico, il tema che affrontate oggi è un tema che in realtà è molto trasversale e che si declina in maniere diverse anche nelle scienze dure. Poi un giorno una riflessione su questi aspetti mi piacerebbe farla. E quindi sono molto contento che la scuola possa ospitare un incontro di questo tipo, proprio nella logica che questo luogo ha sempre avuto di essere un luogo aperto al dibattito, alla discussione e al confronto delle idee, e speriamo di poter continuare a svolgere questa funzione anche in futuro. Grazie di essere venuti e buon lavoro a tutti. Grazie davvero al professor Barone dato che questa è una iniziativa che rientra anche nell'ambito dei corsi di formazione per i giornalisti e dato soprattutto che il presidente dell'Ordine regionale ha partecipato come relatore alla precedente occasione di formazione proprio su questi temi, ho davvero il piacere di dare la parola al professor Carlo Bartoli. E buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento a tutti il mondo universitario pisano che ci ospita in questa sala meravigliosa, in questo contesto bellissimo, per un evento di grande qualità. Iniziative come queste danno un senso, uno spessore alle iniziative di formazione rivolte ai giornalisti. Credo sia la migliore risposta anche nei confronti di chi nutre uno scetticismo riguardo alla necessità di continuare la propria formazione durante tutta l'arco della propria carriera. Il giornalista non vive fuori dal mondo, vive dentro il mondo e quindi deve aggiornarsi, deve confrontarsi continuamente. Questa è un'occasione bellissima e ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori qui presenti che ci daranno un contributo molto importante. È un tema particolarmente suggestivo, interessante, con il quale noi giornalisti siamo da sempre abituati a confrontarci. Non nasce con il web, è sempre esistito. Con il trascorrere del tempo e con la modificazione della fisionomia dell'ecosistema dell'informazione cambiano anche i parametri, cambiano le modalità con cui questa ricerca della verità la sperimentiamo.
Se, è una ricerca che professor Fabris ha studiato a lungo, per anni, questi temi, la verità, come definirla, però per noi giornalisti si definisce in una modalità specifica, che è quella poi che la Corte di Cassazione ha definito, no? Quella, il concetto di verità putativa, cioè il concetto, diciamo così, un po' volgarizzando, un po' facendo violenza, di verità possibile in un determinato contesto, in un determinato ambito di tempo, legato a una determinata funzione, che è quella dell'informazione, e quindi è una verità diversa da quella dello storico, per capirsi. Però da sempre i giornalisti si sono trovati a confrontarsi con un altro ambito, che è quello della produzione di non verità, diciamo così. È sempre esistito e nel corso dei decenni si è sempre più affinata. Ormai non c'è uomo politico, non c'è governo, non c'è esercito, non c'è istituzione che non si ponga, prima di accingersi a compiere un determinato atto, il problema di come comunicarlo e di come vincere la battaglia sul terreno, prima di tutto, dell'informazione, del racconto, prima ancora o piuttosto che della realtà. E quindi siamo da tempo un po', o almeno speriamo di essere un po' vaccinati rispetto a questa tematica e a questi pericoli, che adesso poi nell'epoca con l'avvento del web si arricchiscono di nuovi particolari, di nuovi strumenti, di nuove insidie, ma anche, non dimentichiamoci, di nuove possibilità di verifica. Quindi il giornalista è più sottoposto a pericoli, ma è anche dotato di strumenti per venirne fuori e per comunque adempiere a quello che è il proprio dovere che la Costituzione gli assegna e la propria coscienza gli assegna, che è di raccontare una cosa che si avvicina il più possibile alla verità, non diciamo la verità, ma che si avvicina il più possibile alla verità. Sarà un convegno interessantissimo, io non rubo altro tempo, e ringrazio ancora le istituzioni universitarie pisane, i relatori e chi ci ha offerto questa splendida sala. Grazie. Bene, mi ritaglio io pochissimi minuti di introduzione del tema, che mi danno anche l'occasione per presentare i nostri relatori di oggi. Abbiamo scelto volutamente il professor Cubeddu e io, perché è al professor Cubeddu che dobbiamo gran parte della impostazione di questa iniziativa. Il titolo Democrazia senza verità con punto interrogativo, perché lo vediamo, lo sappiamo, tutto si gioca su questo punto interrogativo. È ormai una partita persa oppure effettivamente ci sono ancora dei margini per ripensare, approfondire, collegare in maniera adeguata queste due categorie abbastanza equivoche già di per sé, vale a dire democrazia e verità. Beh, se andiamo a riflettere su questa situazione, vediamo che in effetti il rapporto tra democrazia e verità non è mai stato stretto. Tanto che ci si può domandare se davvero vi deve essere una relazione fra la possibilità per ogni cittadino di esprimere la propria decisione al fine di contribuire a eleggere chi lo governerà e la necessità di dire poi le cose come stanno. Nel passato, se stiamo a considerare la cosa, più e più volte queste due istanze, l'istanza ad una democrazia intesa in senso rappresentativo che vi ho delineato e l'istanza per una verità intesa in questo senso corrispondentista che ho dato un po' per scontato, queste due istanze nel passato più e più volte sono rimaste non proprio unite, abbastanza separate. Giusto qualche esempio, ad Atene, nella democrazia ateniese, si è subito visto, siamo nella Grecia antica, che dire la verità poteva essere scomodo, addirittura controproducente. Basterebbe chiedere a Socrate se ha fatto bene lui e fa bene a dire la verità.
Meglio e più produttivo sarebbe venire incontro con una narrazione convincente, come quelle di Anito e Meleto, ai desideri del popolo, uso il termine non a caso, solleticarlo, dilettarlo, e poco importa se per far questo alla verità bisogna rinunciare. Ma anche nella Gerusalemme di circa 2000 anni fa, il legame tra verità e decisione popolare non porta quantomeno a delle decisioni giuste. Ricordiamo appunto il caso di Gesù di fronte a Pilato, a Gesù che si esprimeva e si esponeva per chi era, nella sua verità, intesa nel senso di verità testimoniale. Pilato non poteva che chiedere, con uno scetticismo dal sapore paternalistico, che cos'è la verità? Quid est veritas? Salvo poi, notate il Pilato gran politicone, pur riconoscendo che non trovava colpa in quell'uomo, affidare la decisione sulla sua sorte al popolo, lavandosene le mani. Oggi potremmo commentare forse la decisione, ancora una volta prescindendo dalla verifica dei fatti, Pilato l'avrebbe potuta lasciare ad una consultazione in rete. Che dite? Perché tutto questo accade? Accade perché, diciamolo francamente, ci piace di più un racconto ben costruito piuttosto che la dura verità. Perché il primo, il racconto ben costruito, è spesso più credibile, più persuasivo, più vero in un'altra accezione del termine verità. Chiedetelo ad esempio a Josef Hager. Chi è Josef Hager? Qualcuno lo ricorderà, è il protagonista, uno dei protagonisti del Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia. Hager è il vero arabista, quello che sa l'arabo per davvero, e che è chiamato da esperto a confutare Giuseppe Vella, l'altro protagonista, cioè uno che non sa una parola di arabo, ma che ha proposto la traduzione di un codice arabo inventandosela di sana pianta. Chiamato ad un contenzioso, è Hager che ha la peggio. Perché? Forse perché di racconti noi abbiamo davvero bisogno. E oggi tanto più e tanto più fortemente. Siamo immersi, infatti, grazie alle tecnologie comunicative, all'interno di una overdose di informazioni, ne parlavamo prima abbondantemente. Le competenze per selezionare queste informazioni, posto che abbiamo il tempo per farlo, vista la quantità, il più delle volte queste competenze non ce le abbiamo. Il riferimento alla competenza, per di più, oggi non è più di moda, visto che siamo tutti opinionisti su tutto e tutti rivendichiamo il diritto di esprimere la nostra opinione su tutto. La verifica, il fact-checking, come oggi si dice, è spesso qualcosa di complesso e non sempre di risolutivo. E allora, dobbiamo davvero arrenderci? Dobbiamo rinunciare alla verità in nome della possibilità di governare? In nome della possibilità, anzi della necessità di orientarci grazie a narrazioni di un certo tipo? Dobbiamo considerare la condanna di Socrate, quella di Gesù, quella di Hager come eventi inevitabili, effetti collaterali in parte dovuti alla loro stessa ingenuità? Di questo dobbiamo parlare, e dobbiamo parlare e ne parleremo proprio anche oggi, anche domani mattina. Domattina abbiamo, diciamo, la seconda puntata con Jack Birner, con Giancarlo Bosetti, con Claudio Cerasa. Dobbiamo parlarne perché quantomeno dobbiamo porci alcune domande per inquietarci minimamente, per instillare un po' di dubbio. Che ne è di una giustizia che rinuncia ad appurare i fatti? Che ne è di un'informazione che manipola le notizie? Che ne è di una serie di regole, ad esempio le regole della concorrenza, se i concorrenti non hanno tutti le stesse opportunità? Che ne è di una democrazia in cui le decisioni sono prese sulla base delle emozioni del momento e non a partire da dati, da previsioni? Che ne è, giusto per fare un esempio recente, della nostra salute se ci convinciamo che vaccinarci fa male?
Per chiarire questa complessa situazione, appunto, lo diceva perfettamente Carlo Bartoli, abbiamo organizzato una 2 giorni, anzi l'Ordine Toscano dei Giornalisti ha identificato il polo universitario pisano un po' come il polo per la riflessione sull'etica, e di questo siamo veramente grati, di questa incombenza, di questa responsabilità. Questa 2 giorni, appunto, oggi normale, domani, come dicevo, alla sede del polo Piaggio dell'università. Ma oggi, ecco, oggi veramente facciamo le cose sul serio, perché i temi della questione ci aiuteranno a chiarirli Giovanni Pitruzzella, avvocato, professore universitario di diritto costituzionale, già professore all'Università di Palermo, attualmente alla LUIS, e attualmente soprattutto presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. E dall'altra parte Niccolò Zanon, anch'egli avvocato, anch'egli già professore di diritto costituzionale all'Università Statale di Milano e attualmente giudice della Corte Costituzionale. Quindi abbiamo davvero persone che hanno il polso della situazione e la panoramica che permette loro di dirci le cose davvero come stanno. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, ringrazio anzitutto i nostri 2 ospiti e subito do la parola a loro. Siamo d'accordo a iniziare con Pitruzzella? Perfetto. Grazie ai miei amici pisani che hanno organizzato questo incontro dedicato a un tema che credo ci accompagnerà per gran parte della nostra vita, e grazie a questo pubblico che ha avuto poi l'amabilità di essere presente. E io mi occuperò appunto del modo come cambia la libertà di informazione nei tempi di internet, e quindi sullo sfondo il grande problema della partecipazione politica e delle fake news nell'era di internet. Internet ha cambiato il modo in cui noi comunichiamo, ponendo delle sfide formidabili sia alla libertà di informazione sia al futuro della democrazia. E per più di 150 anni le moderne democrazie sono state dipendenti dall'industria dell'informazione per costruire e animare la sfera pubblica. Era l'industria dell'informazione fatta dai giornali, dalle televisioni, e che appunto produceva poi quelle idee, quelle ricostruzioni dei fatti che animavano la sfera pubblica e sulla base dei quali la persona, il cittadino poteva formarsi un'opinione e quindi anche effettuare una scelta elettorale. E per tutto questo tempo, quindi per un periodo abbastanza lungo, la produzione di informazione, la produzione di cultura, per raggiungere delle società e dei territori sempre più estesi, richiedeva degli ingenti investimenti in capitali fisici, cioè occorrevano tante risorse per creare le reti di telecomunicazioni, le reti telegrafiche, per creare la tipografia con cui si stampa il giornale, la rete con cui si distribuisce, per creare appunto quegli impianti con cui si basavano prima le appunto TV, le televisioni, poi le TV via cavo, le TV satellitari. E quindi un contesto in cui ci volevano molti capitali fisici per creare la struttura dell'informazione. In questo contesto esistevano perciò rilevanti barriere di ingresso al mercato. Solamente se ho un grosso capitale posso fare una televisione. Non è che ciascuno di noi poteva svegliarsi e mettere in piedi un apparato di produzione e distribuzione dell'informazione. E c'era anche un altro fatto. Non soltanto ci volevano capitali ingenti, c'erano anche delle barriere fisiche all'ingresso di nuovi operatori. Prima che ci fosse l'avvento della televisione digitale, una barriera fisica di cui i costituzionalisti e la Corte Costituzionale si sono occupati lungamente con riguardo alle televisioni era dato dallo spettro delle frequenze disponibili, solamente quelle, quindi un mezzo fisico circoscritto, che imponeva perciò una barriera all'ingresso. Pochi operatori per necessità di capitali, pochi operatori perché c'erano dei limiti fisici. Per cui la Costituzione riconosceva a tutti
tutti il diritto di la libertà di manifestare il proprio pensiero. L'articolo 21, su cui sono riempite appunto gli scaffali di tante biblioteche universitarie, però nei fatti solamente pochi avevano accesso a quei costosi e limitati mezzi di comunicazione che permettevano di raggiungere ampie fette di pubblico, concorrendo così alla formazione dell'opinione pubblica. In questo contesto, per garantire il pluralismo, per fare in sì che ci fossero più idee, più ricostruzione dei fatti tra di loro in concorrenza, in un aspetto appunto di democrazia pluralistica, il problema fondamentale era quello di garantire il carattere aperto dei mercati, impedendo che qualcuno assumesse una posizione di monopolio. E vedete che poi era la competizione tra gli editori che doveva consentire l'esistenza di un certo pluralismo delle idee. Pertanto, se noi andiamo a vedere la legislazione che c'è stata fino in Italia, fino a quella che chiamate la legge La Russa, dall'ultimo inventore di questo tipo di normative, che cosa faceva? Era una legislazione che prevalentemente poneva dei tetti antitrust alle imprese nel settore delle comunicazioni, poneva dei limiti alle concentrazioni, poneva limiti al market power degli editori, specie dei televisivi, e interveniva sul mercato della pubblicità, la principale fonte di finanziamento di questo tipo di industrie, ponendo dei limiti alla quantità di appunto mercato pubblicitario che una singola impresa potesse controllare. Quindi mercati con barriere all'ingresso, pochi operatori, normativa che garantiva il pluralismo contro appunto le posizioni di monopoli. Pensate a tutte le tematiche, Mediaset, la RAI, quello che ci ha accompagnato per tanti anni. Dall'altro lato, cosa c'era? Questo tipo di organizzazione industriale dell'informazione aveva pochi professionisti, i giornalisti, di cui qui abbiamo avuto poc'anzi appunto un rappresentante autorevole, che erano i responsabili della scelta di quale informazione mettere sul giornale o nel programma televisivo. Il risvolto di questo grande potere di controllare l'informazione era la responsabilità. Nell'era dell'industria, appunto, dell'informazione, c'era la responsabilità del direttore del giornale per tutto quello che viene pubblicato, la responsabilità appunto poi per, nel caso in cui una certa informazione le desse altri valori costituzionali, la normativa appunto sulla diffamazione. E poi c'era appunto la deontologia professionale dei giornalisti, quindi un'informazione controllata da un corpo professionale e poi diffusa e prodotta ancora prima da un'industria specifica. Tutto questo modello è messo radicalmente in discussione dalla quarta rivoluzione industriale, quella basata sull'avvento delle tecnologie digitali e in particolar modo di internet. Guardate, la quarta rivoluzione digitale è una forza disruptive, distruttiva, per cui sta sconvolgendo gli assetti organizzativi, economici e anche politici in cui siamo immessi. Direi che non cambiano solo i modelli di business, cambia anche il modo come viene prodotta e distribuita l'informazione. E alla fine, come vedremo, finisce per trasformare la stessa sfera politica. In altre parole, vorrei molto insistere su questo profilo. C'è un nesso tra il tipo di tecnologia che si utilizza per produrre e diffondere l'informazione e il modo come in concreto si atteggia la libertà di informazione. Abbiamo visto prima le tecnologie proprie dell'industria dell'informazione tradizionale, e allora la libertà di informazione che veniva assicurata coi modi che ho molto sommariamente illustrato. Tutto ciò cambia con l'avvento di internet, e si tratta non di una variazione sul tema, ma di un vero e proprio cambiamento strutturale che riguarda il modo in cui le democrazie liberali e l'economia di mercato si sono evolute per circa due secoli. Per renderci conto di come l'innovazione digitale abbia determinato un modo radicalmente diverso di produrre e distribuire informazione, bisogna porre l'attenzione su due mutamenti cruciali. Primo, abbiamo un sistema di produzione dell'informazione radicalmente decentrato. È sufficiente disporre di un computer, di un tablet, di uno smartphone ed essere connessi ad internet per diventare produttori di informazione.
Ognuno di noi è un produttore di informazione perché possiamo appunto non soltanto ricevere l'informazione, ma reagire all'informazione che abbiamo sulla rete, e basta utilizzare un social media con i nostri mi piace o con la condivisione. È sufficiente mettere un video su YouTube, postare foto su Instagram, no? Quindi non c'è più quella differenza che era fondamentale nell'era dell'industria dell'informazione basata su giornali e poi soprattutto sulla televisione, tra un pubblico che riceve e un produttore professionale di informazione. Ma al contrario c'è un processo di azioni e controazioni appunto costante. Siamo entrati in una nuova era dell'informazione che un giurista americano, Benkler, definisce la Network Information Economy, caratterizzata appunto dalla produzione radicale dell'informazione, ma anche dal prezzo estremamente basso pagato per usare un device elettronico, per accedere alla rete, per comunicare. Quindi i mezzi di produzione delle informazioni non sono più nelle mani di pochi, ma nelle mani di quasi 2 miliardi di persone che sono gli utilizzatori appunto di Facebook, per esempio. E da qui discende quella che qualche altro giurista americano ha definito la ricchezza della rete, quindi una discontinuità forte rispetto al mondo che avevamo conosciuto. Però insieme a questa c'è un'altra radicale trasformazione che tante volte viene sottovalutata. Perché? Perché nel mondo di internet, per rendere in qualche modo fruibile questa massa enorme di informazioni, con svariate appunto centinaia di miliardi di informazioni che esistono nella rete e che sono depositate nella rete, occorre che ci siano dei soggetti capaci di ordinare questa informazione e facilitare il collegamento tra chi cerca l'informazione e chi appunto vuole, tra chi produce l'informazione e chi vuole riceverla. Sia pure con modalità molto diverse, questo è il ruolo dei motori di ricerca, Google, dei social network, Facebook. Ora, è importante osservare, e utilizzo una formula coniata da una giurista australiana, Laidlaw, che in questo modo le piattaforme come Google o come Facebook diventano quelli che vengono definiti i gatekeepers dell'informazione, i portieri. Sono loro che appunto hanno le chiavi dei cancelli che si possono aprire, aprire di più, di meno, che fanno raggiungere l'informazione ai nostri devices, al mio smartphone o a questo appunto PC che si trova sul nostro tavolo. In altre parole, appunto, sono loro che selezionano l'informazione che ci deve raggiungere, il modo come è ordinato nel nostro schermo. Quando voi, no, digitate una parola su Google e poi vi spuntano determinati appunto risultati della vostra query, della vostra ricerca, secondo un ranking, un ordine. Quindi per questo diciamo che abbiamo una situazione in cui la rete è aperta, lo dicevamo all'inizio, la produzione dell'informazione è decentrata, però sono pochi i soggetti che hanno le chiavi dei cancelli da cui passa l'informazione. Il modo come viene ordinata l'informazione dipende dagli algoritmi, quindi da queste funzioni matematiche, che muovono i motori di ricerca o i social network e che determinano l'informazione che ci serve e l'ordine con cui questa ci appare nello schermo. Tutto ciò fu intuito già da un grande pioniere dell'attivismo online, Eli Pariser, nel 2011, che scrive un libro, The Filter Bubble, il filtro, la bolla che si basa su un filtro. Che cosa significa? Google nel 2009 introduce la personalizzazione delle ricerche, cioè il suo algoritmo di ricerca PageRank inizia a fornire i risultati che sono più adatti all'utente. Io quando mi collego su Google mi collego a un motore di ricerca che conosce a memoria di tutte le mie abitudini, di tutte le mie precedenti navigazioni sul web e vuole darmi l'informazione che io cerco. Rispetto a centinaia di miliardi di informazioni, io avrò un'informazione selezionata. Selezionata non da me, ma selezionata da un algoritmo.
è iniziata l'era che si chiama della personalizzazione del web. E questo avviene tanto con riguardo ai social network, ai motori di ricerca, quanto con riguardo ai social network. E vedete che sulle vostre pagine Facebook avete le news feed, per cui no, costantemente avete sullo schermo delle notizie, delle informazioni, elementi condivisi, anche informazioni che riguardano la vita pubblica, l'economia, eccetera. E l'algoritmo che sta alla base delle news feeds, secondo lo stesso messaggio pubblico di Facebook, se voi andate a vedere, se qualcuno lo fa, appunto le condizioni di contratto, no, quando ci sottoscriviamo l'abbonamento, questo è disegnato in modo tale da mostrare alle singole persone le storie più rilevanti secondo i rispettivi gusti e di ordinare le informazioni in modo tale da mostrare a ciascuna persona ciò che è più importante per lei e secondo i suoi interessi. Se io mi interesso di cucina e mi interesso soprattutto di cibi crudi, avrò sulla mia pagina Facebook le informazioni che riguardano i cibi crudi. Difficilmente avrò informazioni che riguardano la mountain bike, io invece vado in mountain bike e avrò le informazioni che riguardano, per esempio, i siti che organizzano viaggi in mountain bike. Vedete che tutto ciò è molto importante per le seguenti ragioni. Con riferimento ai siti, peraltro, ai motori di ricerca, è di esperienza comune, per cui noi in realtà ci fermiamo alla prima, alla seconda pagina, non andiamo in fondo fino alla decima pagina. Essere collocati al primo, al secondo, al terzo posto è cosa ben diversa dall'essere collocati al centesimo posto. E guardate, una ricerca condotta in Germania ha dimostrato che circa il 94% degli utenti, poco meno, si ferma alla prima pagina, poco più del 4% va alla seconda. Figuratevi chi arriva alla decima. È chiaro quindi che noi abbiamo un'informazione che è ordinata, sia come esito del motore di ricerca, ancor di più come esito delle news feed che abbiamo su Facebook, perché l'algoritmo di Facebook è proprio basato sull'engagement, sul fatto che siamo in contatto, in incontro con amici o con persone che condividono le nostre preferenze. Quindi, badate bene, non tutti riceviamo le stesse informazioni, ognuno di noi ha un'informazione personalizzata. Questo fa sì che si crea quella cosa che, appunto, come dicevo, si chiama la filter bubble. Ognuno di noi è chiuso all'interno delle informazioni che sono coerenti coi propri gusti, coi propri pregiudizi, con le proprie aspettative. E badate bene che mentre avviene tutto questo, tutto ciò avviene in modo inconsapevole da parte dell'utente. Io faccio la ricerca appunto su Google e ritengo che l'informazione che mi appare allo schermo sia l'informazione attendibile e corretta. E ci sono molti studi di behavioral economics che ci dicono come Google è ritenuta attendibile dalla stragrande maggioranza degli utenti. Però l'algoritmo è sconosciuto. Io non conosco, e nessuno di voi lo sa, perché è protetto rigidamente dalla normativa sui segreti industriali, perché appunto l'algoritmo mi pone al primo posto certe informazioni, o perché sulla mia pagina Facebook appaiono alcune informazioni e non altre. Badate che proprio a questo proposito un altro giurista americano, Frank Pasquale, in un libro abbastanza recente, definisce gli algoritmi con l'espressione black box. Che significa? Black box ha un significato ambivalente. Black box, la scatola nera, è quella che c'è negli aerei o ora nelle automobili per tracciare i nostri movimenti, tutto quello che facciamo. E effettivamente quando noi operiamo nel web e ci colleghiamo a queste piattaforme, cediamo tutti i nostri dati che sanno tutto di noi e quindi possono prevedere le nostre reazioni e poi inviarci una pubblicità secondo il nostro profilo, inviarci appunto il libro che vogliamo, il viaggio che desideriamo e così via. Ma black box significa anche un'altra cosa: scatola nera, nel senso che nessuno sa come funziona e cosa c'è dentro. Quindi gli algoritmi che determinano il modo come noi fruiamo l'informazione sulla rete sono regolati da appunto un meccanismo che è fondamentale
perché ci dice qual è l'informazione, e oggi una gran parte delle persone attingono le informazioni da social media e da motori di ricerca, non dai giornali o dalle televisioni, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, quindi che ci dà l'informazione fruibile, ma noi non sappiamo nulla dei criteri sulla cui base quell'informazione ci viene data. E allora è molto importante questo fenomeno del filter bubble, e già era evidenziato alcuni anni fa da un giurista americano, ancora una volta, Cass Sunstein, che poi è un giuspubblicista, quasi, per certi versi ha fatto anche studi, diciamo, di diritto costituzionale, il quale introduce in un suo libro importante, che ha dato luogo a grandi dibattiti, republic.com, e introduce una distinzione tra la sovranità del consumatore e la sovranità del cittadino. Vedete, la sovranità del consumatore è quella che c'è nel mercato, dove il consumatore vuole dei beni funzionali alla sua domanda. E quindi è molto utile per me consumatore che l'algoritmo mi dia, senza sottopormi a oneri di ricerca, che sono dei costi eccessivi, mi dia la possibilità di avere subito quei beni, quei servizi, quel libro, quel viaggio, quell'incontro tagliato sul mio profilo. Ma le cose cambiano quando passiamo dalla sovranità del consumatore nel mercato alla sovranità del cittadino nell'ambito, appunto, di una nazione libera. Perché qui non si tratta di vendere un paio di scarpe, un paio di blue jeans o una bicicletta. Si tratta di formare le idee e le opinioni che poi, appunto, condizionano il processo politico, per esempio le mie scelte elettorali, la critica che faccio nei confronti dei miei rappresentanti e via dicendo. Bene, in questo caso direi che le democrazie pluralistiche e il regime giuridico della libertà di informazioni presupponevano, al contrario, che il cittadino sovrano fosse esposto a una pluralità di opinioni, fosse esposto a una pluralità di idee, e che poi potesse, appunto, scegliere quelli che gli americani, su cui ritorneremo, chiamavano, appunto, il libero mercato delle idee. Vedete che con l'effetto della bolla non è più così. Ognuno di noi è chiuso nella sua bolla, si rafforza nei suoi pregiudizi e ritiene che neppure esistano opinioni o fatti alternativi, o se ne ha una eco, ritiene che siano elementi del tutto marginali e sicuramente, appunto, sbagliati. Capite bene che questo è un terreno di cultura, direi, particolarmente importante per le fake news. E vado molto velocemente su temi che sono sicuramente impegnativi. Quando parlo di fake news intendo riferirmi non all'opinione, non alla critica, ma alla notizia, al fatto in sé, appunto, inesistente. Come dire, almeno secondo, che, appunto, gli asini volano, o non faccio esempi legati al dibattito italiano per non essere politicamente scorretto. Ecco, di fronte a questo tipo di informazione, se noi viviamo all'interno della bolla, chiusi nei nostri pregiudizi, un'informazione falsa, che però è coerente con i nostri pregiudizi e che ci viene riportata proprio perché corrisponde alle nostre aspettative nei primi posti dello schermo, è ritenuta l'informazione vera, quella attendibile, quella fondata. E vedete che in tutto ciò succede un'altra cosa, e altri 5 minuti e non vi tedio più. Succede un'altra cosa che è importante, che riguarda lo stesso sistema di Facebook. Guardate, Facebook ormai è basato proprio sullo sharing, e questa idea di sharing riguarda non soltanto i rapporti tra me e i miei amici, ma anche i rapporti con terze parti, per esempio un giornale, un sito di un giornale, per moltiplicare visto che tutti ci rivolgiamo, molti si rivolgono soltanto a Facebook per avere informazioni, per raggiungere il pubblico, non ha più solo sufficienza della carta stampata o del suo sito, ma deve entrare su Facebook. E allora si rivolge a Facebook per agganciare nuovi lettori, che poi magari, se trovano una notizia interessante, si collegheranno con un link al sito, e il collegamento al link è importante perché sulla base di questo ci saranno i ritorni pubblicitari. Ebbene, che cosa succede? Aumentano i rinvii al sito, aumentano i ricavi pubblicitari. E allora sono nati in America, ma anche in Italia, anche in Europa, tutta una serie di siti
che utilizzano l'ecosistema di Facebook per diffondere fake news, notizie false, che però, siccome sono calibrate su un certo tipo di utente e vengono messe nella pagina Facebook giusta, poi portano dei ritorni in termini di click, e i ritorni in termini di click sono ritorni che hanno un loro valore economico nell'ecosistema di Facebook, che quindi finisce per amplificare ulteriormente questa tendenza alla, appunto alla diffusione di fake news. Direi quindi che le fake news sono in qualche misura un portato, per questo oggi ne parliamo così tanto, di questi cambiamenti strutturali. Vero è che le fake news, le bufale sono sempre esistite, solo che oggi nel mondo digitale ci colpiscono al chiuso di una bolla e non sono sottoposte appunto al confronto, e ci sono delle occasioni per la loro diffusione virale e per moltiplicare la forza del loro impatto. Ora, che cosa succede? Che qualcuno ha detto, ma di fronte a questa situazione non c'è tutto sommato da aver timore, perché in realtà c'è sempre il mercato delle idee. L'utente dell'informazione potrà confrontare un'informazione, una notizia, un certo fatto con un'altra fonte di informazione. È quello che scriveva nel 1919 il giudice Holmes nella sua dissenting opinion sul caso Abrams versus United States. Diceva: il bene supremo è meglio raggiunto attraverso il libero commercio delle idee, che la prova migliore della verità è la capacità del pensiero di farsi accettare nella competizione del mercato, e che la verità è l'unica base sulla quale i nostri desideri possono essere sicuramente realizzati. Ma quello che manca nell'assetto che vi ho molto velocemente, grossolanamente descritto, è proprio il mercato delle idee. Perché se siamo chiusi all'interno della bolla, noi non riceviamo alcuna informazione che non è coerente con i nostri pregiudizi, con le nostre aspettative, con le nostre idee. Come si è dimostrato, per esempio, nelle campagne elettorali americane per le elezioni di Trump. Probabilmente non avranno deciso le fake news il risultato, però gli elettori sono rimasti chiusi appunto all'interno della bolla, dove appunto la fake news diventa sempre più importante come elemento di rafforzamento di quelle identità e di quei pregiudizi che esistono all'interno della bolla. Ora, applicare, come dicevo, il principio del libero mercato delle idee nel mondo internet è impossibile. Per queste ragioni: primo, perché le informazioni sono tante. Nell'organizzazione industriale dell'informazione c'erano pochi editori e alla fine si potevano assumere più fonti di informazioni. Oggi è impossibile, dobbiamo per forza indirizzarci ai gatekeepers dell'informazione, e qui entra in gioco la bolla, che fa sì che non ci sia alcun confronto appunto tra idee. Tutto ciò pone la questione, direi, molto, direi, dirompente. Ma d'altra parte, veramente due minuti e chiudo, volevo chiudere alle 5, così sono 25 minuti e chiudo. C'è un aspetto che riguarda il futuro della nostra democrazia. D'altra parte, voi sapete bene che il regime della libertà di informazione e il modo come si realizza la comunicazione politica e la logica di funzionamento di una democrazia sono quasi due facce della stessa medaglia. Vedete, volendo molto, diciamo, andare velocemente, e i colleghi filosofi della politica non mi accuseranno di superficialità, vedete che possiamo sintetizzare i seguenti passaggi. L'era dei partiti di massa del Novecento, dove la comunicazione politica era basata sulle narrazioni che funzionari di partito radicati nel territorio potevano fare alla luce di un solido apparato teorico-culturale, anche alla luce di una ideologia che definiva l'identità del partito. Questo assetto cambia, ancora una volta per trasformazione della società, certo, ma ancora una volta per effetto di una trasformazione tecnologica, l'avvento della televisione. Quando c'è la televisione,
cambia il rapporto tra le persone e la comunicazione politica. La comunicazione viene fatta soprattutto attraverso il media generalista che è la televisione. La televisione che entra nel tinello di casa, nel salotto e ci dà delle informazioni di tutti i tipi e che raggiunge tutte le persone. L'operaio, il professionista, l'imprenditore, il professore università, media generalista appunto. E che cosa avviene in questo momento? In questo momento avviene quello che un grande, a mio parere, studioso francese Bernard Manin, in quel suo bellissimo libro sulla democrazia del pubblico, definisce l'avvento della democrazia del pubblico. Vedete, non più l'appartenenza al partito politico, ma un pubblico indistinto, noi nel nostro salotto, nel nostro soggiorno, che siamo esposti alle linee di divisione che ci prospetta il politico di turno e poi vede se queste incontrano consenso o meno e quindi per correggere la sua campagna o la sua propaganda. Vedete, pubblico indistinto, non più incapsulato entro le identità partitiche novecentesche. Pubblico indistinto è il politico che deve proporre delle identità e il pubblico, proprio come avviene a teatro, applaude, fischia, sta zitto, chiude e se ne va. E bisogna conquistare questo consenso del pubblico. Questo ha determinato un importante andamento delle democrazie pluralistiche, almeno fino agli anni 70 e primi anni 80 del secolo scorso. Quale? La tendenza centripeta delle democrazie. La competizione, come dicevamo quando eravamo giovani, i nostri studenti, avveniva al centro per catturare l'elettore mediano. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna venivano presentati come paesi in cui c'era una base di omogeneità, dove su certi principi erano tutti d'accordo e la campagna elettorale portava a convergere al centro, a eliminare un po' le ali estreme, le posizioni radicali. Vedete quello che è successo negli Stati Uniti, posizioni polarizzate. Vedete quello che sta avvenendo in Francia, idee diverse del mondo, ma anche in Italia. Viviamo invece oggi in un'era in cui non c'è più il pubblico indistinto, è la tendenza a accaparrarsi l'elettore mediano. Ci sono le bolle, dove ognuno è chiuso, si rafforzano i suoi pregiudizi, le fake news servono a rafforzare questi convincimenti e quindi la società si frammenta politicamente. E questi segmenti sono chiusi e tra loro non ci sono ponti, non ci sono dialoghi, non ci sono connessioni. E questo porta a quella polarizzazione che già da alcuni anni si registra negli Stati Uniti e che le ultime campagne elettorali hanno dimostrato molto spinta e che vediamo appunto esistere anche in Europa. Per cui dalla democrazia del pubblico forse stiamo passando a un altro tipo di assetto democratico che potrebbe essere definito la democrazia della bolla, la bubble democracy, dove tutti chiusi, assetto polarizzato, diffusione enorme delle fake news. Ecco, se questo è lo scenario che ho molto rapidamente descritto, è chiaro che si pongono delle sfide formidabili per la politica, per la legge, per il diritto costituzionale. Esistono delle possibilità o degli strumenti pubblici per appunto vedere di in qualche modo creare dei ponti, che questa era poi una delle funzioni del diritto costituzionale, dei ponti tra appunto queste diverse segmenti della società per ritornare a We the People della Costituzione americana o al popolo sovrano, comunque a questo popolo che non è che comunque si interagisce nella sua complessità e che non ha, sia pure diviso all'interno, eccetera, però che sa confrontarsi con idee e opinioni diverse. E ancora, rispetto alle fake news, e ritorno, restringo il tema dopo essermi allargato alle prospettive della democrazia, che cosa si può fare? Voi leggete il dibattito attuale, avete visto che Facebook sta predisponendo dei meccanismi di fact checking, per cui si affida a delle società esterne, a dei professionisti esterni, quando c'è la segnalazione di un fatto come controverso e questi devono verificare
è un fatto vero o meno. Qualora si rendano conto che il fatto non è vero, allora lo devono segnalare indicando anche un link a un sito, in modo tale che il lettore, per esempio, appunto, quando ha quell'informazione sulla sua pagina di Facebook, potrà capire che l'informazione è controversa e leggere oltre quell'informazione anche un'altra versione data dal sito a cui c'è un link. Badate che questa posizione assume molta forza, direi politica, seduttiva in questo momento storico. Però qual è il punto cruciale? Che noi a questo punto ammettiamo che gli unici controllori dell'informazione debbono essere i soggetti privati. Che un soggetto privato che fa della diffusione dell'informazione il suo business, la sua fonte di ricavi enormi, debba essere l'unico soggetto che controlla la nostra informazione. Non solo. Pensate agli operatori che si occupano di fact-checking. Sono dei professionisti a contratto da parte di una di queste tech society. Ora, noi abbiamo dei dibattiti sterminati nelle democrazie pluralistiche in Occidente sulle indipendenza degli organismi, del giudice come di un'autorità indipendente. E qui, com'è possibile assicurare l'indipendenza quando appunto il soggetto è assunto dalla piattaforma le cui informazioni deve controllare ed è pagato da quella stessa piattaforma? Dei dubbi quantomeno ce li dovremmo porre. E allora noi abbiamo tutto un orientamento che oggi quello appunto è il mainstream dominante, per cui se c'è un problema fake news sarà lo stesso Facebook e Google, intervenendo un po' sui logaritmi, un po' su questo meccanismo di controllo, a doverlo risolvere. E quando parliamo di un controllo pubblico inorridiamo, ma siamo sicuri che è così? Oppure e che si possa, come dicono alcuni, affidarci solo al mercato delle idee. Per le cose che ho detto, l'idea di affidarci al mercato delle idee non funziona, e per le cose che ho dette forse affidarci solamente all'autoregolazione dei tech giant, che non sono appunto società di beneficenze, può essere un po' diciamo riduttivo. Laddove invece il compito dei poteri pubblici è stato sempre quello di garantire le nostre libertà, e quindi dobbiamo chiederci se non ci sia pure in chiave sussidiaria, prevalentemente saranno le forme di autoregolazione delle piattaforme a appunto controllare le fake news, ma se non ci sia bisogno, come alcuni sostengono sia da questa parte dell'Atlantico che dall'altra parte, se non ci sia bisogno di regole giuridiche su queste cose e di istituzioni specializzate che certamente non facciano alcuna censura, che ovviamente nessuno vuole, ma che ex post, come fanno i giudici, possano intervenire quando alla fine c'è un privato che si lamenta, per esempio che sia stata lesa la sua dignità, oppure che ci sia un fatto gravemente appunto lesivo di elementi oggettivi, di elementi comunque di quelli che sono lo stato attuale della scienza, e che si diffonde sulla rete senza quantomeno una opinione alternativa. Ecco, questo è un grande interrogativo con cui termino il mio intervento e su cui probabilmente neppure io ne ho risposta, ma con cui credo che ci confronteremo a tutti i livelli nei prossimi anni, affrontando certamente una tematica che è suggestiva, ma da cui dipende il futuro delle nostre vite e il futuro della nostra democrazia. Grazie. Grazie davvero al professor Pitruzzella di questa bellissima direi soprattutto centratissima riflessione, perché credo che poi le conseguenze di quanto ci ha delineato, dello scenario che ci ha messo sotto gli occhi, intercettino, mettano davvero in discussione la nostra attività quotidiana, quella dei giornalisti, quella dei fruitori e dei facitori di comunicazione. E quindi cerchiamo di uscire da queste bolle e vediamo effettivamente come. Forse ci può dare una risposta Niccolò Zanon dalla sua diversa prospettiva. Gli do volentieri la parola. Intanto grazie ai professori Cubeddu e
Fabris, chiedo scusa, già prima defiance per questo invito e alla Scuola Normale per questa ospitalità. Io vorrei mettere un po' di sale nel nostro dibattito e quindi sentirete delle cose, non dico dissonanti, ma delle preoccupazioni che iniziano dove tu, Giovanni, hai finito. Nel senso che io capisco la preoccupazione e do per scontata la correttezza, anche l'estremo interesse dell'analisi tecnica che è stata fatta, delle trasformazioni strutturali. Allora, il primo problema che si pone è se queste trasformazioni strutturali del modo di produrre informazione mettano in crisi, e questo è il presupposto non solo implicito ma anche esplicito di Giovanni Pitruzzella, le categorie con le quali tradizionalmente il diritto costituzionale ha pensato la libertà di informazione. Tant'è vero che in questa parabola, se la guardate, è straordinario. La parabola inizia con la preoccupazione inespressa ma evidente di tutelarci dalle fake news e finisce con un'invocazione al potere pubblico. Quando tradizionalmente i diritti fondamentali di libertà sono diritti fondamentali di libertà dal potere pubblico, quindi tradizionalmente nel campo della libertà di manifestazione del pensiero, come in tutti gli altri diritti fondamentali, la prima pretesa è: tu potere pubblico stai fuori, stai lontano, libertà da qualcosa, soprattutto libertà dalle ingerenze pubbliche, mentre qui è una parabola perfettamente logica. Il discorso di Giovanni Pitruzzella si conclude con una riflessione: pensiamo se un'autorità pubblica, naturalmente costruita in modo tale da garantirne l'imparzialità, l'indipendenza, il modello è quello delle autorità indipendenti, non certo del governo, insomma. Ma comunque pensiamo se un potere pubblico paradossalmente non sia quello a cui ci dobbiamo rivolgere per avere protezione rispetto alla nostra libertà di autodeterminarci nel campo della politica, che poi è quello che ci interessa di più. E la preoccupazione io la condivido. Badate, c'è un'osservazione che prendo da un articolo interessante di Antonio Nicita, che ricorda le preoccupazioni di Ronald Coase, un premio Nobel per l'economia, il quale si chiedeva: ma perché lo Stato si preoccupa di tutelare il consumatore sul mercato dei beni? Perché noi siamo protetti contro la pubblicità ingannevole, Se ci raccontano che un prodotto ha determinate qualità, ma non è così, ci sono delle determinate conseguenze giuridiche. E invece poi nel mercato delle idee, che è quello di cui parlava appunto Pitruzzella, il cittadino sarebbe lasciato del tutto solo rispetto alla selezione di informazioni probabilmente non veritiere, o in molti casi non veritiere, che riguardano la dimensione della sua vita civile e in ultima analisi la capacità deliberativa, consapevole, individuale di ciascuno, che è a fondamento della libera scelta democratica. Pensate alla formazione del convincimento sul voto. Per cui questo è un interrogativo col quale fare i conti. Com'è pensabile che in un settore, certo importante, ma tutto sommato non così cruciale, abbiamo delle regole che ci proteggono, ma nel mercato delle idee non c'è nessuno che può proteggerci rispetto appunto alle fake news, cioè queste cose che non sono vere ma che qualcuno ci dice che lo sono. Non lo so, io qui appunto ho questo problema, che ho le mie categorie tradizionali dalle quali faccio fatica a distaccarmi, ma questo è un limite, e mi accorgo ascoltando le cose di cui parlava Pitruzzella che il giurista tradizionale deve svecchiare il suo mondo di riferimento e deve probabilmente andare alla ricerca di categorie nuove. Queste categorie tradizionali però vanno come dire stressate, sollecitate per capire se davvero non sono in grado di offrirci più nulla. Per esempio, io dico, in tema di tutela della manifestazione del pensiero, siccome l'esigenza è quella di protezione, allora come si interviene? Per esempio con punizioni penali o con sanzioni civili? Beh, il legislatore, la legge,
può certamente vietare o punire il subiettivamente falso, questo è tradizionale che sia così, la menzogna, il dolo, l'inganno, il raggiro, la frode, pensate a tutti i delitti di falso che stanno nel codice penale, non abbiamo bisogno di altro, sono molto ben presidiati. Ma quanto all'obiettivamente erroneo, ecco, qui la non punibilità penale naturalmente, ma anche la non sanzionabilità in termini civilistici forse, deriva non tanto dal rilievo dell'errore circa la verità dei fatti, e quindi dal rilievo della buona fede del soggetto che dice cose obiettivamente non vere, ma proprio dalla garanzia costituzionale che sta nell'articolo 21 della Costituzione per l'Italia. Perché l'articolo 21 da noi non tutela solo le manifestazioni di pensiero obiettivamente veritiere, ma tutte le manifestazioni del proprio pensiero. E tali sono anche le espressioni di fatti obiettivamente errati, qualora in buona fede vengano ritenuti veri da parte di chi ne afferma l'esistenza. Insomma, è difficile prescindere da questo aspetto, difficile prescindere. E allora, qui per esempio, io ho cercato un po' di documentarmi sulle cose che stanno accadendo nel dibattito sulle fake news, e naturalmente il nostro legislatore cosa fa? Ora, io per il ruolo che ricopro cerco di essere il più cauto possibile, non posso dare giudizi preventivi su norme che ancora non sono state approvate, però rilevo per esempio che esiste un disegno di legge del febbraio 2017 presentato al Senato che tra le altre cose, proprio preoccupandosi di queste questioni in tema di fake news, cosa fa? Introduce un nuovo reato. Una contravvenzione, codice penale, articolo 656 bis, che si aggiunge, chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose, che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social media o altri siti che non siano, badate, espressione di giornalismo online, quindi si fa subito una distinzione tra appunto ciascuno di noi e invece il giornalista professionista, è punito con l'ammenda fino a euro, eccetera. E ancora si introducono nel codice, introdurrebbero, questa è la proposta, nel codice penale, due nuovi delitti riguardanti, guardate, questo è importante, proprio per quello che diceva Pitruzzella, la diffusione di notizie false che possano destare pubblico allarme o fuorviare settori dell'opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico. Quindi si tratta di norme che tutelerebbero penalmente la libera formazione della volontà politica di ciascuno di noi contro le fake news. E si sostiene nella relazione a questo DDL, a questo disegno di legge, che sarebbero disposizioni che non violano l'articolo 21 perché sarebbero, badate, addirittura finalizzate a difendere la personalità dello Stato, concetto da codice Rocco di periodo fascista vero e proprio, e a tutelare tanto il singolo quanto naturalmente la collettività dalla diffusione di voci o notizie false, esagerate o tendenziose. Capite la deriva, la preoccupazione è quella giusta, tutelare la, come dire, l'autenticità della formazione della volontà di ciascuno, soprattutto nel campo politico, ma poi l'intervento è l'intervento repressivo penale durissimo, è un esito antiliberale rispetto al quale io ho delle preoccupazioni. Ricordo un episodio della mia vita di avvocato, molto prima di andare in Corte Costituzionale. Quando facevo l'avvocato, mi capitò di difendere di fronte alla Corte Costituzionale i promotori di un referendum abrogativo, i quali, lo dico proprio nel clima verità e democrazia, nel senso di formazione libera e consapevole più possibile delle opinioni di ciascun singolo elettore.
I promotori del referendum, il comitato promotore, si lamentava del fatto che la Commissione parlamentare di vigilanza sulle attività radiotelevisive non avesse organizzato in tema di referendum abrogativi sono una cosa complicatissima, come sappiamo, perché l'elettore deve capire che se vota sì, in realtà dice no, cioè dice no alla legge in vigore, se vota no la vuole mantenere, no? È uno schema al contrario, ma soprattutto quello che spesso non è chiaro, ed è difficilmente chiaro nei meccanismi complicati della normativa, quali sono gli effetti del sì, cosa comporta l'abrogazione e cosa comporta invece il mantenimento con la vittoria del no di una legge. Quindi loro si lamentavano del fatto che la Commissione parlamentare di vigilanza sulla radiotelevisione non avesse organizzato una comunicazione istituzionale, cosa vuol dire? Prevista dalla legge 28 del 2000, quella legge che ormai, parliamo del 2000, ma è come se parlassimo di ere geologiche antiche, diceva che bisogna garantire un'informazione quanto più possibile neutra, imparziale e terza rispetto ai contendenti per consentire agli elettori di farsi un'opinione. Allora, appunto, per farla breve, i promotori del referendum fecero un conflitto tra poteri dello Stato, cosa complicatissima che adesso di cui non parlo, contro la Commissione parlamentare di vigilanza per sostenere che questa comunicazione istituzionale non era stata garantita. E io come avvocato, sapete, gli avvocati devono fare un po' di teatro, giustamente, comunicativo appunto, mi ero portato dietro dei dépliants, delle brochure svizzere o anche americane. Sapete che in Svizzera il referendum è un istituto particolarmente utilizzato. In quei casi lì il governo federale o i governi cantonali mandano a casa degli elettori un'informazione obiettiva sul significato del voto referendario: se votate così succede questo, se votate cos'ha succede quello. Ed era sono esempi e tentativi di una applicazione della verità ai processi politici, in questo caso al processo referendario, cioè che cosa succede davvero al di là di tutte le sciocchezze che si possono dire nella propaganda e nei dibattiti politici, che cosa succede davvero dal punto di vista oggettivo, ordinamentale, se io voto così o cos'ha. Ed era un tentativo, e mi ricordo appunto questi giudici della Corte che mi guardavano con aria un po' perplessa quando io cercavo di argomentare queste tesi, era appunto il tentativo di applicare l'idea della verità al diritto costituzionale. E naturalmente che cosa successe? Che il conflitto fu dichiarato ammissibile, questa fu una grande vittoria, ma nel merito fu rigettato. Con parole piuttosto severe, sostanzialmente la Corte Costituzionale mi disse: certo, la libertà la formazione della corretta libertà della volontà dell'elettore è fondamentale, perché la libertà di manifestazione del pensiero è pietra angolare dell'ordine democratico, ma quello che conta è pur sempre il pluralismo del mercato delle idee, l'idea di affidare a un'autorità pubblica un'informazione, per quanto si possa immaginarla obiettiva, terza e imparziale, sulla verità di quello che accade, sarebbe del tutto in contrasto con gli elementari presupposti del diritto costituzionale, dei diritti fondamentali di libertà. Per cui la Corte disse: il diritto all'informazione va determinato e quantificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato, tutte le cose retoriche che si dicono, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Ma la cosa che contava di più, disse la Corte, l'imperativo costituzionale è innanzitutto il pluralismo delle fonti, delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, cosicché il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali e politici contrastanti. È la vecchia tesi liberale, da John Stuart Mill in poi, che il dibattito e il confronto di argomenti e controargomenti fornisce qualcosa che permette di avvicinarsi alla verità, ma guai se io affido a un'autorità
pubblica la capacità di decidere che cosa è vero e che cosa non lo è. Questo è il grande problema col quale siamo confrontati, probabilmente. E quindi, come dire, quella che mi preoccupa un po' è la conclusione del ragionamento. Io non metto in dubbio i passaggi del ragionamento che fa Giovanni Pitruzzella e che fanno molti altri prima di lui, insomma insieme a lui. Però la domanda è: siamo davvero sicuri che l'esito debba condurci verso, come dire, l'affermazione di un decisore pubblico? Io su questo avrei delle perplessità forti, perché continuo a pensare che anche se strutturalmente le modalità di produzione dell'informazione sono cambiate, continuo a pensare che categorialmente i concetti tradizionali del diritto costituzionale sono rimasti gli stessi e debbono rimanere gli stessi. Non credo che cambino insieme. Questo semmai è un sottotema, forse un grande tema che sta accanto a tutto quello che noi diciamo. Cioè la domanda è: queste trasformazioni strutturali delle modalità di produzione dell'informazione chiamano con sé addirittura un cambiamento di paradigma teorico e addirittura un cambiamento di paradigma nei concetti di base del diritto costituzionale, del pensiero politico, della filosofia politica, o no? Cioè i concetti tradizionali che abbiamo conosciuto, le grandi alternative, sono in grado di darci criteri per orientarci anche oggi oppure no? Questa è la prima domanda. Mi parrebbe di capire che adesso Giovanni è andato via e quindi non può interloquire più, ma mi parrebbe di capire che secondo lui non è più così. Cioè probabilmente c'è bisogno di un cambiamento di prospettiva. E quindi appunto un aggiornamento dei concetti tradizionali, giuridici, etici, di deontologia professionale, riguarda anche i giornalisti in qualche modo. Anche se nell'introduzione che abbiamo sentito dal giornalista mi sembrava invece di sentire riaffermate posizioni molto tradizionali, molto, molto conosciute. Altra questione: dobbiamo distinguere settori della vita sociale o del sapere in cui pensare le fake news? Perché nel campo della formazione del consenso politico e democratico abbiamo detto, qui c'è il problema di vedere se il mercato delle idee è ancora un rimedio oppure no. Nel campo della democrazia e delle tesi politiche, la verità. E intanto qui uno potrebbe porsi il problema filosofico di fondo, insomma, scusate, sono 3.000 anni che la verità è stata smontata nel campo, rischiamo altrimenti di avere un atteggiamento ontologico, la verità, che ahimè non esiste più nel pensiero filosofico occidentale da 2.000 anni a questa parte, insomma, è un po' singolare, scusatemi, se riflettendo mi vengono in mente atteggiamenti anche un po' radicali o in qualche modo graffianti, ma insomma uno potrebbe addirittura attaccare Raimondo il titolo del convegno volendo, no? Ma come la verità? Ma è tutto il pensiero occidentale che ha sgretolato il fondamento oggettivo. Per cui noi parliamo, non parliamo più di valori, parliamo di valutati da 2.000 anni a questa parte. E allora è evidente che nel campo della democrazia e del pensiero politico io ho a che fare con tesi differenti. E allora siamo al punto di voler affermare in capo a un'autorità pubblica, sia pur imparziale, la capacità di dirci che cosa è vero e che cosa è falso. Certo, un conto è dire smentire un evento che non si è mai verificato e che viene invece presentato come verificato. Sì, questo ha a che fare con gli accadimenti. Ma quando entro nel campo delle tesi e delle valutazioni, viva Dio, qui non c'è che il pluralismo. Cioè, qualcuno dice l'antidoto alle fake news o allo hate speech is more speech. Pluralismo. Non è che ho l'intervento dell'autorità che mi dice
quid est veritas, senza punto interrogativo. Insomma, questo è il punto. Quindi nel campo della politica, della filosofia, dei valori, insomma, questo mi pare un'acquisizione che da 2000 anni dovremmo dare un po' per scontata, perché altrimenti mi sono perso qualcosa. Certo, se... certo. Se lei ritiene che la verità non esiste, quando uno dà un'informazione oggettiva, quindi la barca Monte Paschi è sana, ritiene che sia una fake news, un'informazione volutamente sbagliata, o... È smentita dai fatti, è smentita dai fatti. Ma quello che lo dice, poi, se lo dico io, lo dice Facebook... Lascia il tempo che trova. Ah no, ma infatti io ho distinto gli accadimenti, cioè l'affermazione di un fatto che è palesemente escluso rispetto alle valutazioni nel campo. Ma lei lo sa dopo che il Monte dei Paschi, almeno la stragrande maggioranza delle persone, poi sanno com'è andata. Ma all'inizio, se lei dice... Scusate, ma non voglio essere poco democratico, ma lasciamo concludere il discorso del professor Zanon e poi apriamo un dibattito per cui abbiamo 3 ore di tempo. No, ma scusi lei, ma devo fare un po' il gioco dell'arbitro anche... Perdonate, prego. Io concludo subito, dicevo, semmai si può distinguere il settore delle valutazioni politico-filosofiche in cui, dicevo, la pretesa di affermare una verità mi parrebbe, come dire, un po' eccentrica rispetto a un pensiero occidentale che da 2000 anni va in un'altra direzione, per esempio rispetto appunto a settori in cui, non so come dire, le scienze dure hanno un ruolo più importante, o per esempio se io dico che i vaccini fanno male, visto che questo è un tema che si è agitato, qui siamo nel campo del pensiero medico-scientifico in cui non so se si possa parlare di una verità, anche lì ci sono probabilmente dei problemi, ma esiste, come dire, una sperimentazione, una tendenza, una statistica che è in grado di smentire l'affermazione per cui certamente i vaccini fanno male. Quindi uno potrebbe semmai provare a distinguere, ma dico sto riflettendo a voce alta, i settori nei quali provare a intervenire con strumenti di tutela della posizione dell'elettore debole, del soggetto debole, perché poi alla fine, guardate, adesso qui c'è la novità che saremmo tutti chiusi in bolle, no? Siamo tutti privi di contatti perché siamo chiusi in bolle e riceviamo dal web non altro che conferme rispetto a quello che già penseremmo, se ho capito bene questa sarebbe la conseguenza dell'uso di determinati algoritmi. Però ecco, a parte questo aspetto che certamente è importante, la logica è un po' sempre quella che si discuteva a metà degli anni 90, quando rispetto ai bombardamenti propagandistici televisivi in materia prima delle elezioni si discuteva della necessità di approvare una disciplina legislativa che limitasse l'uso della propaganda politica sulle reti televisive, proprio perché si pensava che il mezzo televisivo fosse decisivo nella formazione della mentalità e del consenso. Cioè l'idea è sempre un po' quella, posso dirlo, insomma, poi si scatenerà il dibattito, un po' paternalistica, insomma, che l'elettore sia un po' un beota che deve essere protetto contro questo bombardamento di informazioni negative o ordite ad arte, il che faceva anche un po' pensare, certamente adesso non c'è Giovanni, quindi non è lui, ma siamo una mentalità anche un po' complottista, per cui alla fine questi algoritmi vengono creati ad arte per favorire gli interessi. Probabilmente al di là della volontà, come dire, di far del male, ci sono dei fenomeni oggettivamente preoccupanti, però a me interessa mettere in luce anche questo aspetto, come dire, un poco singolare, che è quello del paternalismo che si china sul soggetto debole che va protetto dalle informazioni cattive. Ecco. Io l'ho fatto anche un po' apposta, caricaturalmente, per sottolineare le differenze rispetto all'approccio che mi ha preceduto. Vi ringrazio.
No, no, anzi, siamo noi che ringraziamo il professor Zanon anche per questa efficacia comunicativa, perché volutamente poi ci ha dato un aggancio per un dibattito che è già iniziato sostanzialmente, e quindi credo che potremo davvero riprenderlo, continuarlo. Purtroppo il professor Pietruzzella è dovuto andare, tornare a Roma, perché domattina presto ha un aereo collegato al suo, stasera mi dice il professor Cubetto, collegato appunto al suo incarico, al suo ruolo, però noi siamo qui, possiamo riflettere insieme e soprattutto vedere un po' di rispondere, rilanciare anche a quanto ci è stato detto in maniera anche volutamente provocatoria dal professor Zanon. Quindi apro il dibattito, mi riservo anche io poi di entrare sulla verità, perché insomma moltiplice dicitur. Professor Cubeddu naturalmente subito, in quanto magna pars di questa iniziativa, prende la parola. Qui signora, professor Cubeddu. Grazie a tutti e due gli oratori. Mi dispiace che non ci, anche a me dispiace che non ci sia Pietruzzella, perché alcune cose gliele avrei volute dire. Il saggio di Coase che tu hai opportunamente richiamato, che secondo me è una delle pietre miliari della filosofia politica del Novecento, si concludeva appunto in un modo in cui dice: io ho posto queste domande, però dice questa domanda nessuno ha mai voluto rispondere. Perché lo Stato, la politica, si occupa della distribuzione, del modo in cui si producono e si distribuiscono beni, e cerca di regolarli secondo criteri di equità, e il fatto, per quanto riguarda le idee, viene completamente trascurato. Siamo nel 74. Il problema, per chi voleva vederlo, e tra l'altro il saggio Il mercato del bene e il mercato delle idee è anche disponibile adesso in traduzione italiana in un volume di Coase tradotto dall'Istituto Bruno Leoni. Ecco, il problema esiste, la diffusione delle idee, la nobile bugia da una parte e la demagogia dall'altra parte sono temi che sono conosciuti da sempre dalla filosofia politica. Ora uno dirà, e tu dicevi e Giovanni diceva, ma cos'è cambiato? È cambiato proprio quello che tutti e due sottolineavate, il fatto che fino a un certo punto era possibile una concorrenza. Ora, non che non sia più possibile la concorrenza, ma per quanto riguarda la concorrenza sul mercato della produzione di idee, questa è una cosa. Però non è questo il problema. Il problema è che ormai esistono delle strutture che gestiscono o creano questi algoritmi e che sono quasi delle situazioni di monopolio. Una democrazia è salva, diceva Coase sempre nel suo libro sulla Cina, quando c'è un sano mercato delle idee. Ma il sano mercato delle idee non basta, perché ci vuole un qualcosa che consenta di trasmettere quelle idee. Ora, lo Stato garantiva una cornice entro la quale si determinava questo dibattito. Ora, questo dibattito non è più in mano allo Stato. È in mano a delle associazioni o a degli enti privati che, se vogliono, ti tolgono l'account e tu non lo rivedrai più. E questo è un problema. Questo è un problema sostanziale. Per cui bisogna ripensare un sacco di cose, non solo le questioni pratiche. Cos'è la verità, cosa non è la verità, in un mondo in cui è tutto diventato molto più sfumato, in cui c'è l'avvento forse del relativismo o qualche altra cosa. Comunque la ricerca della verità è diventata molto più difficile, perché i sentieri sono tanti e si rischia di perdersi e di non arrivare da nessuna parte. E però il problema è che bisogna ripensare tutte queste categorie sulla base di quello che è successo. Tutta questa tecnologia parte ormai su supporti che non sono più fisici, e non essendo più fisici sono difficilmente controllabili da qualsiasi
soggetto, non solo la politica, per cui io penso che la soluzione di Giovanni, istituzioni che possano regolare, che possano fare qualcosa, sia inattuale sostanzialmente, anche se lui si pone il problema, cioè bisogna cambiare tutto, però che efficacia può avere questo? Che efficacia può avere una norma in cui si dice che questa notizia non deve più circolare nel web? E d'altra parte abbiamo il fatto che Facebook può dire: tu hai usato 3 volte la parola bottiglia, ne puoi usarla 2 volte nella tua vita, ti togliamo l'account e non entri più perché non entri più. E ti eliminano dal mercato le idee. Il problema è che, sì, lo faccio molto... cambi, puoi cambiare. Ci riuscirai a cambiare, a fare un altro account? Sarà facile, sarà possibile farlo, non lo so, non penso sia difficile. Possiamo pensare a una concorrenza in questo campo, di questi grandi aggregatori di notizie? Non lo so, però quello che è importante è vedere 2 cose. Ci sono queste notizie false che hanno una grande incidenza, d'altra parte c'è anche il problema il problema rappresentato dal fatto che la trasmissione di informazioni viaggia su canali tutti diversi e che tutta la nostra modalità per intervenire su questo fenomeno è tarata sulla idea che le notizie camminassero su gambe che non sono più quelle di ora. E quindi ci troviamo di fronte al fatto di, penso di dover ripensare tutto, sia la filosofia politica sia anche le cose del diritto costituzionale, penso. Raccogliamo 2 o 3 domande per volta, se... Salve, no, volevo fare un ragionamento un po' più filosofico, tra virgolette, cioè allora la verità, che cos'è la verità? La verità non esiste, perché non esiste? Perché noi viviamo in un mondo duale, cioè, e il cervello umano con cosa è fatto, cioè è proprio biologicamente, cioè siamo fatti di ragione, di intelletto e di emozioni, quindi noi pensiamo che noi... commettiamo l'errore molto spesso di far sì che la verità sia logica, razionalità, ma non è così. La verità è composta da ragione e emozione, sentimento. Cioè, l'elettore politico, l'elettore, quando deve votare una persona, molto spesso non usa la ragione, ma usa sentimenti. Così anche il giornalista, cioè il giornalista fazioso che siccome c'ha come avversario quel politico, allora usa magari, quel giornalista magari dice mezza verità, usa la ragione magari in un articolo e magari dice cose vere, però quell'articolo in parte è anche falso perché diciamo sotto c'è un odio e un rancore politico e quindi deforma la realtà. Quindi è questo il vero problema, cioè siccome l'essere umano è duale, fatto da intelletto, razionalità e emozioni, sentimenti, ci vuole appunto un giusto equilibrio e secondo me qual è la soluzione a questo problema? Secondo me la soluzione a questo le fake news, tutto il resto, è solo una secondo me, cioè il politico, secondo, parlo di politico ad esempio, ma anche, no, un giornalista no, deve essere il più oggettivo possibile, però un politico, secondo me, deve manipolare la realtà a fin di bene, cioè deve avere un obiettivo nobile, giusto, però per far capire alle persone, cioè per far sì, per votare, per far sì che sia votato, questo politico, secondo me, dovrebbe manipolare la realtà affinché poi prenda voti, però a fin di bene, cioè creare una storia, appunto, una narrazione che sia positiva, diciamo, cioè che possa apparire positiva anche agli occhi del pubblico. Cioè, questo magari non è condivisibile da tutti perché può fare orrore, però è quella realtà di tutti i giorni, cioè la politica è anche peggio purtroppo, cioè, ci sono politici anche in malafede. Grazie. Grazie. Ritorniamo al nostro collega
che aveva preso la parola prima. Grazie, Sandro Maranini, sono pubblicista. Rispetto ai colleghi, io faccio un lavoro molto più oggettivo, quindi faccio il telecronista e mi occupo di prestazione di cavalli, quindi ho una visione molto, molto oggettiva. Quindi faccio tre considerazioni, visto che ho seguito tantissimi quest'anno appuntamenti con i pubblicisti, i giornalisti, quindi ci siamo fatti un'idea. E sono fondamentalmente tre le cose che sono emerse da tutti questi incontri. La prima, il fatto, lo ripeto, che ci sia una cosa oggettiva, la banca va male, e ci sia qualcuno che dice la banca va bene, è una fake news, o c'è una responsabilità di quello che lo dice, o mente sapendo di mentire, o ha il lato romantico emozionale per conquistare l'elettore. Questa è la mia prima considerazione. La seconda, durante un convegno che abbiamo fatto, uno a Vicarello, a Colle Salvetti, dove c'erano tanti colleghi, e uno alle Piagge e un altro a Empoli, è emerso che a volte si prende una cosa vera, il tracciato delle navi che vanno vicino alla Libia, e su questa cosa oggettivamente vera e riscontrabile da tutti i vari percorsi possibili e immaginabili, ci si costruisce una storia verosimile a seconda dell'elettore che ci dovrà leggere. Ecco la famosa bolla. Quindi, se questa cosa la legge sotto il profilo emozionale, dai un risultato. Se invece fai il profilo di un altro aspetto politico, la monti in un altro modo. Quindi la stessa cosa oggettiva viene raccontata a seconda dell'elettore. La terza, quello che diceva il professore è vero. Per quelli che sono i giornali di oggi, se te fai un bel giornale ma non sei distribuito bene, e noi in alcuni settori lo sappiamo, quelli non chiaramente populisti, non il Tirreno, l'Azione, la Gazzetta, ma quelli un filino sotto, non viene distribuito. Puoi fare tutto il giornale più bello del mondo, ma non lo trovi in edicola. Quindi la voce di nicchia, la voce piccola, non sarà letta. E per quanto riguarda Google, se paghi sei prima pagina, lo sanno tutti, se non paghi non ti vedono, che tu sia un'attività commerciale, che tu sia un campeggio, che tu sia un negozio, una grande distribuzione. Pagando, quella scatolina nera ti mette nella prima pagina, non pagando finisci nella centesima pagina. Quindi, come l'abbiamo fatto in un corso giornalisti, il primo, la fake news cos'è? Sono un dato oggettivo, la banca va male, uno si propone e dice la banca va bene. Il secondo, il reindirizzo della notizia in base ai dati oggettivi, ognuno di loro costruisce quello che gli pare, ce l'hanno spiegato prendendo appunto i tracciati delle navi della Libia, e chiaramente visto da Medici Senza Frontiere è un discorso, visto da Salvini è tutto un altro, visto da Mare Nostrum un altro ancora. Ognuno prende lo stesso tracciato e poi costruisce la sua verità, che è la verità verosimile, ritornando al ragazzo che diceva emozioni e testa, la verità verosimile. E lei se uno fa l'avvocato, la verità verosimile in tribunale è all'ordine del giorno. E la terza è la distribuzione. Il libero pensiero non esiste più, perché a seconda di chi ti distribuisce via internet o via terra ti può uccidere, oltre che all'account, come diceva il professore. Ma questa è la considerazione che abbiamo avuto dai tanti convegni che abbiamo fatto negli ultimi 3 mesi noi pubblicisti. Grazie. Grazie. Beh, direi che abbiamo canna al fuoco per un primo giro. Il relatore deve interagire. Infatti io interagisco. Sulla questione della banca l'esempio è naturalmente un esempio sensibile, ma qui però l'ordinamento non è che non ha risposte, secondo me. Se vogliamo insistere su questo esempio qui, se io ho una banca che va male e io dico che la banca va bene, ci sono dei dati oggettivi di bilancio notori che dicono il contrario, io rischio davvero anche delle sanzioni di varia natura, prima di tutto perché ci possono essere dei risparmiatori che ci rimettono dei soldi a seguito della mia affermazione che la banca va bene, che potrebbe essere indotti addirittura a comprarne le azioni, quando poi queste azioni, a seguito della diffusione delle notizie obiettivamente già conoscibili a priori, crollerebbero. Quindi sono situazioni sulle quali l'ordinamento giuridico esistente ha già delle risposte.
Così come quando io in rete svolgo delle vere e proprie diffamazioni, commetto dei reati, beh, qui l'ordinamento ha già delle risposte, cioè quello che è illegale offline è illegale online, non è che quando si dice a internet è un far west, si può far tutto, non è esattamente così, credo, cioè esistono delle situazioni che sono tranquillamente sanzionabili penalmente o civilmente sia se commesse fuori dalla rete sia se commesse nella rete. Poi c'è il problema di quello che qualcuno ha definito il chiacchiericcio inattendibile, cioè le fake news trasmesse o rilanciate attraverso dei retweet. Insomma, io vi devo confessare che non ho Facebook, quindi già sono un po' fuori dal giro. Avevo Twitter, che mi interessava molto, ma l'ho dovuto cancellare per ragioni d'ufficio, perché era meglio non avere un account. E quindi sono un po', fornito di informazioni sul funzionamento dei social media, quindi da questo punto di vista credo di essere veramente un dinosauro giuridico che non è in grado di avere il polso della situazione. Però certamente rispetto al chiacchiericcio inattendibile, io non lo so, qui si rischia di confondere il falso. Che cosa faccio? Appunto delle norme, delle grida manzoniane per condannare le falsità o per toglierle addirittura dal web con delle regole imperative. Insomma, sarei un po' dubbioso su questo uso del diritto punitivo e anche sull'efficacia del diritto punitivo. Qui resto ancora convinto, ma probabilmente è una deformazione da dinosauro, che more speech è la soluzione. Più informazioni riescono a controbilanciare sciocchezze che vengono diffuse incontrollabilmente con il chiacchiericcio inattendibile. Il problema più serio è quello che ha sollevato Pitruzzella e anche qualcuno di voi che è intervenuto. È chiaro che se io ho dei gruppi di potere, ho delle società, si è fatto il nome di Google, di Facebook, tutte queste grandi società dell'alta tecnologia, che hanno delle capacità economico-finanziarie enormi, perché sentivo l'altro giorno la quantità di risorse che hanno messo da parte in questi ultimi 10 anni, si parla di centinaia e centinaia di miliardi di euro, quindi capacità economiche infinitamente grandi, rispetto alle quali anche la capacità regolatoria di un singolo Stato, di un singolo ordinamento giuridico è del tutto ineffettuale. Allora qui in linea di principio è chiaro che la preoccupazione è forte, perché se io ho, se applico una forza dirompente economica che diventa anche istituzionalmente una forza politica, oggettivamente lo è, al mondo dell'informazione, e qui allora la preoccupazione per le sorti della democrazia liberale è forte. E l'unico modo che io non ho risposte su questo, perché se l'avessimo avremmo risolto il problema, è pensare a forme di trasparenza, a forme di informazione sui finanziamenti, alla conoscenza massima possibile del fatto che sai che comunque hai a che fare con corporations di questa capacità e di questa forza, per cui sei in grado di relativizzare l'informazione che ricevi perché ne conosci la fonte, insomma. È l'unica cosa che mi viene in mente sui due piedi, ma non credo che sia molto più facile dirlo che farlo, proprio perché avrebbe bisogno, tra l'altro, di un consenso globale talmente ampio che probabilmente non è raggiungibile, insomma. Da contare che poi, se c'è il potere da un'altra parte, si dice: ma no, ma queste informazioni di trasparenza sono fake news e quindi non sono in quanto tali affidabili. Quindi di nuovo torniamo alla necessità di avere dei punti di riferimento, una qualche forma che ci permetta, agganciandoci ad essa, di orientarci, un centro di gravità permanente, come diceva qualcuno, ma per il momento mi taccio, ci sono altri interventi? Prego. Ah, certo, carissima. No, io volevo soltanto così fare due domande, o due o tre, un po' estemporanee, però partendo dal punto di vista proprio
del mestiere del giornalista. Allora, la ringrazio, professore, per il suo intervento che mi ha assai rincuorato, perché con il primo mi ero proprio depressa, ma volevo solo fare presente che tutta questa ansia sui gruppi di potere, in questo caso identificati in Google o Facebook o altri, diciamo, tycoons americani, sono una parte del, come dire, del problema delle concentrazioni dei gruppi di potere. Io penso anche a quelli più tradizionali del passato, di Murdoch o, che ne so, di Berlusconi a casa nostra o di altri editori in giro, lo stesso gruppo De Benedetti Espresso, insomma. Io credo che ci siano dei problemi legati certo alla concentrazione del potere e anche al ruolo che un editore ha e che il giornalista ha nei confronti di questo editore che detiene un potere. E questo è il primo punto, perché secondo me i giornalisti queste cose tendono molto spesso a non considerarle. Certo, è il pane quotidiano, però bisogna tenerne conto. E il secondo è che il chiacchiericcio inattendibile di Facebook o di qualsiasi website è in realtà partito anche qualche, almeno nel 1990, quando io lavoravo in Gran Bretagna, c'era il problema del sentimental journalism. Pian piano il giornalismo del fact-checking è passato a raccontare la storia dei calzini dell'onorevole e delle scarpe del deputato tal dei tali, voglio dire, per non parlare del suo privato. Quindi anche questa è una tendenza che è venuta avanti nel tempo. Perché mi sono preoccupata sul primo intervento dell'avvocato? È che in realtà parlava dei media multimediali come se noi fossimo, almeno noi qui presenti, fossimo degli assoluti utenti all'inizio. Ecco. Io credo che in realtà... almeno, come io vengo dalla carta stampata, poi sono passata al sistema radiotelevisivo, comunque ora uso ovviamente internet come tutti, però mi domando, questo mio passaggio ha significato un modo diverso di lavorare per il controllo dell'informazione, controllo mio, voglio dire, non sto dicendo, per la verifica delle informazioni che io vado cercando. Io credo grosso modo che sia stato, come io una volta ero sul campo, quando ero molto più giovane, anche più scriteriata, facendo un'indagine per esempio a Belfast nel periodo dell'Ulster o in Bosnia, nel 1991-92, ora io mi domando cosa faccio di diverso. Io vado sul web, navigo sul web, controllo le mie fonti, le verifico, faccio le pulci, come dire, scopro delle cose interessanti e attraverso questo modo di lavorare, che credo sia abbastanza curioso, perché io sono curiosa, io vado come se esattamente fossi nel luogo fisico in cui una notizia mi viene data. E devo dire che ultimamente un po' di notizie le ho beccate, identificate, e poiché avevo la fortuna di non essere sotto un editore ed ero mia indipendente editrice, ho anche scoperto delle cose che si sono verificate vere, che poi sono state passate al vaglio della magistratura. Quindi in realtà non è una domanda, è una considerazione generale. Invece la mia sarà una domanda. Sono qua. Volevo chiederle se contro la cattiva informazione
è consigliabile maggiore informazione, come lei diceva, sempre maggiore informazione, non si capisce allora un fatto, perché i privati che vivono sull'informazione hanno ritenuto utile creare una sorta di sbarramento alla fake news, cioè alla cattiva informazione. Questa cosa, cioè coloro che dovrebbero aprire all'informazione, secondo la teoria che è proposta da lei, proprio per sommergere la cattiva informazione, invece proprio loro mettono una barriera all'informazione. Perché questo è quello che si verifica. Questa è una domanda che voglio sottoporre. Poi una preghiera che riguarda il tema della verità. La preghiera è di distinguere il vero dalla verità, perché il vero è quello che spetta a noi giornalisti, la verità è altra cosa, è quella che diceva il professor Fabris, di Pilato, eccetera. Grazie. C'è ancora un altro intervento, così facciamo tre anche per questa seconda volta. Salve. Io volevo fare un paio di considerazioni, sono abbastanza d'accordo anche col primo intervento del professor Petruzzella. Quello che volevo sottolineare anche poi su quello che si è detto dopo, cioè ci sono varie questioni, ecco. Uno è il fatto che, vabbè, prima di tutto è vero che l'avanzamento tecnologico, no? Cioè, comunque c'è una progressiva sofisticazione del trattamento dei dati e che quindi poi porta all'internet personalizzato. È vero anche, come diceva lei, che non c'è magari una volontà di controllo vera e propria, cioè non, almeno non organicisti, ma però comunque quello che si verifica poi è il fatto che comunque i nostri dati, cioè i dati vengono utilizzati per calibrare quelle che sono le ricerche e quindi si verifica l'effetto bolla di cui parlava giustamente il professore prima. Quindi cioè, gli utenti da tutelare, cioè il problema vero è che magari qui dentro effettivamente c'è un pubblico più o meno consapevole di come funziona il meccanismo di internet, quindi effettivamente non ci sono utenti da tutelare, però diciamo il paese reale è molto distante da quello che possiamo trovare adesso, almeno qui. E quindi delle forme di tutela secondo me andrebbero considerate. Ora, per quanto riguarda quello che ha il meccanismo di controllo che ha previsto anche appunto Facebook, è uscito il discorso del meccanismo di controllo previsto da social network. In realtà cosa fa? Coinvolge, almeno in Francia, in Germania, non coinvolge tanto dei privati pagati dall'azienda stessa, ma coinvolge quelli che sono i dispensatori di notizie, come i grandi giornali come Le Monde o Il País e insomma le grandi testate giornalistiche, che hanno trovato in questa, diciamo, accordo con Facebook anche il modo di riscattare la propria immagine. Ovviamente da questo tipo di accordo è ovvio che ci guadagna l'azienda, il social network, perché banalmente mette a disposizione la volontà di modificare l'algoritmo, che questa è la chiave che ha fatto sì che le testate giornalistiche accettassero questo tipo di accordo, cioè è stata, diciamo, la chiave per sciogliere le riserve delle testate giornalistiche. Però è vero anche che cosa fa? Che ripulisce in qualche modo la propria immagine, mentre il grande escluso da tutto questo processo resta il pubblico, ma io più che il pubblico la chiamerei la politica. Quindi, per esempio, dice il problema vero è che al di là del fatto, cioè almeno secondo me, al di là del fatto importantissimo della tutela della democrazia e del discorso sulla verità che stiamo facendo, c'è anche tutto un discorso di, diciamo, di lungimiranza politica in cui secondo me ci si dovrebbe inserire, cioè il potere politico si dovrebbe inserire nel discorso digitale, banalmente anche per un discorso di equilibri anche
non solo a livello di potere politico nazionale, ma anche di equilibrio a livello politico internazionale. Ora, la grande battaglia, la grande sfida è quella sulla geopolitica digitale. E diciamo che non si può affrontare una sfida del genere se non riusciamo quantomeno a avere il potere dell'informazione e in qualche modo mettersi in mezzo al gioco. Ora, per esempio, è una cosa leggermente diversa forse, che non riguarda prettamente l'informazione, ma riguarda proprio... riguarda anche il discorso di informazione. La Danimarca, se ci pensiamo, ha individuato una figura specifica all'interno del proprio governo, una sorta di ministro delle politiche digitali, ma non delle politiche digitali come può essere quella che propongo in Italia, lo sfinimento, l'agenda digitale, ma banalmente è preposto ai rapporti con quelli che sono i grandi colossi dell'informatica. Ora, cioè, una figura di questo tipo, secondo me, non so esattamente, ora non sono informatissima sullo sviluppo, perché penso che sia anche un'innovazione abbastanza recente, sullo sviluppo che sta avendo in Danimarca, però pensare all'individuazione di una figura che in qualche modo si faccia garante e sia preposta al dialogo e quindi trovi anche degli accordi e dei sistemi di controllo in totale equilibrio, perché poi ovviamente non si può affermare la libera iniziativa del privato, però in totale equilibrio, cioè quantomeno una forma di equilibrio con i grandi colossi, le grandi aziende informatiche, secondo me potrebbe essere un inizio. E vabbè, insomma, non vado oltre, perché sennò... Grazie. D'altra parte, appunto, non è necessario neanche fare delle domande, perché questa è anche un'occasione di seminario, quindi di condividere, un'occasione per condividere informazioni, per condividere opinioni, magari anche per fare un opinion checking rispetto appunto alle opinioni che ciascuno di noi propone. Ridò la parola al professor Zanon e poi, insomma, vediamo un po' di avviarci alla conclusione. Io mi sono segnato alcune cose sul primo intervento della dottoressa, della giornalista. Insomma, qui mi veniva in mente, adesso non c'è Giovanni, quindi insomma, è un peccato che non ci sia la voce sua, però uno dei presupposti del suo ragionamento, credo fosse, qui cerco di fare l'interprete di un'opinione che rispetto, è che probabilmente c'è un problema di dimensioni, di quantità, cioè quanti leggono i giornali da una parte. Io sono un grande lettore di giornali, ma mi rendo conto ogni giorno che passa di essere sempre più una rarità, nel senso che ormai i giornali li compriamo in pochi, basta vedere il numero delle copie vendute. Mentre invece, quando parlo con i miei figli, io non... tendevo a dare tanto credito, ma mi sto ricredendo, ormai le informazioni loro le acquisiscono dai social, in qualsiasi altro modo. Io magari mi compro quei 4 quotidiani di opinioni diverse, me li leggo tutti e sono contento e credo di essere in una coinè informativa che invece probabilmente sta riguardando sempre di più una minoranza. E quindi il problema reale riguarda ciascun singolo che sta di fronte al suo computer, che è fruitore ma allo stesso tempo diventa anche produttore di informazione. Seconda cosa che mi sono annotato, poi vediamo se sono coerenti con le cose che avete detto. Quando io parlo di fact checking, uno dice ci picchia, l'uso dell'inglese già sembra che ci proietti in una dimensione alternativa, ma è qualcosa di molto diverso dal controllo delle fonti che qualsiasi buon giornalista dovrebbe fare. Qui la risposta non banale è no e sì. No, perché è appunto un controllo delle fonti che qualsiasi giornalista deontologicamente attrezzato conosce, perché prima di scrivere una cosa, se proprio non vuole andare incontro a un infortunio, qualche verifica la fa. Però se io dico fact-checking riferito alla realtà di cui parlavo prima, cioè non al giornalista professionista, ma a quello che con un retweet o con un like su Facebook diffonde il chiacchiericcio inattendibile, allora questa è un'altra cosa.
Ma posso io pretendere il fact checking dall'utente del social media? Insomma, non lo so, questo è un problema. O posso ritenerlo in qualche modo responsabile di non averlo fatto se mette un like? È successo, ci sono dei casi. Addirittura, vi ricordate, la Presidente della Camera ha incontrato persone che avevano diffuso notizie gravemente false, molto offensive, su una sorella, ahimè, scomparsa. E qualcuno di loro, nella sua tragica miseria, innocenza, ha detto: ma io pensavo fosse vero e ho fatto like, o ho diffuso questa cosa. E cosa si fa? Lo si ritiene responsabile per non aver fatto un fact-checking sulla... Guardate, non lo so se si debba rispondere sì o no, non lo so, però è un problema molto serio questo. Qual è il grado di diligenza che chiedo al singolo, tanto più che questo singolo tecnicamente, giuridicamente, non è un diffusore di informazioni gravato da una forma di responsabilità anche tecnicamente, obiettivamente e giuridicamente identificabile? Non lo so, è un problema. E infine la domanda che mi veniva posta. Naturalmente non, la tesi more speech più informazione non è una tesi mia, ma è chiaro, è il riferimento alla tesi tradizionale del mercato delle idee. Lei pone una questione sulla quale onestamente faccio fatica a trovare una risposta, nel senso che lei dice: ma se i privati ritengono che sia meglio chiudere, perché invece dobbiamo avere di più? Ma io non tanto non ho ben capito se i privati, cioè le grandi corporation, Google, sì, hanno questo potere di chiudere l'account, però credo che ne facciano uso molto parsimonioso per ora, no? Anche perché non so quanto gli convenga avere un atteggiamento molto rigoroso sotto questo profilo. La mia unica risposta, ma riconosco che il problema che lei solleva io onestamente non lo so risolvere, è che tradizionalmente un utente curioso dovrebbe non limitarsi alla prima informazione o alle prime informazioni che ha, ma dovrebbe essere stimolato nella sua curiosità, nell'accrescimento delle informazioni. E allora qui potremmo fare dei discorsi un po' retorici, no? o delle articolesse, come li definite voi, sul valore dell'educazione informativa, dell'insegnare soprattutto ai giovani a non accontentarsi delle fonti. Però ecco, onestamente non saprei andare oltre. L'ultima cosa, qui appunto lasciatemi essere un po' graffiante, ancora provocatorio, ha ragione lei che per ultima è intervenuta dicendo: un conto è il pubblico qui, pubblico consapevole, acculturato, ma fuori, cosa c'è fuori? C'è il basket of deplorables, xenophobe, homophobe, fascists. Diamoci cauti, ragazzi, con queste generalizzazioni, perché portano male e tante cose sono derivate da lì. Perché quando io comincio ad avere un atteggiamento di disprezzo nei confronti del popolo vero, poi il popolo vero assume atteggiamenti di replica. E quindi è vero che ci sono quelli colti e quelli meno, ma guardate che l'istinto delle persone e l'intelligenza c'è sempre, bisogna averci anche un poco di fiducia sopra, io credo, no? Mi fermo qua. Bene, non mi pare che ci siano altri interventi, o ce ne sono? Allora, se non ci sono altri interventi, concludo molto brevemente io con una piccola storia, con la proposta a voi di una verità narrativa, diciamo così, che possa fare da ponte con quello che continueremo a fare domattina, perché domattina c'è la seconda puntata della nostra iniziativa su Democrazia senza verità, punto interrogativo,
etica, politica e informazione, con un aspetto un pochino più di carattere seminariale, dove interverranno appunto Jack Mirner, Giancarlo Bosetti, il direttore di Reset, e Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e poi indegnamente anche il professor Cubeddu è sottoscritto, sempre con questa funzione un po' di cucitori, di provocatori, di legame, di collegamento. Domani saremo, per chi continuerà a volerci seguire, al Polo Piagge, dove già ci siamo trovati in un'altra occasione grossa di etica dell'informazione qualche settimana fa, non nella stessa sala ma ad una sala al piano di sopra. Ma giusto per lasciarci in buona armonia e anche un po' così per rilanciare la provocazione del collega professor Zanon, vi racconto anch'io una piccola storia conclusiva, che poi è una storia vera, perché rimanda a qualche cosa che è avvenuto negli anni 20 a Vienna. Negli anni 20 a Vienna, certo, c'era anche un grosso pubblico, c'era un popolo, una popolazione che magari leggeva testi anche di grande popolarità come Spengler, Il tramonto dell'Occidente. Sapete, questo grande questa grande opera in due volumoni che diciamo andava per la maggiore e che dava anche un po' il senso della emozione, no? C'era il collega prima che ricordava che non solo le ragioni della ragione ma anche le ragioni del cuore incidevano. Il tramonto dell'Occidente, certo, dopo la prima guerra mondiale con la caduta dell'impero austro-ungarico a Vienna negli anni 20 non si poteva essere molto ottimisti, però si vedevano anche i segnali di quella che era appunto la dimensione del popolo, il fatto che si andava in una certa direzione, una specie di aria del tempo, attraverso proprio l'uso di determinate tecnologie, quelle dell'epoca, la radio. La radio cominciava davvero a diffondere a tutti quanti determinati messaggi, e la radio, sapete, ha una struttura molto particolare, sembra che la voce cali dall'alto, quasi trascendentemente, insomma, dalla trascendenza, da Dio viene da noi e si diffonde a tutti quanti, perché non si vede in faccia la persona. Se io vedo in faccia una persona, l'amico Raimondo Cubeddu, quello che lui mi dice certamente è legato alla sua espressione, mentre se viene la sua voce dall'alto, certo ha un impatto molto maggiore. C'era un gruppo di filosofi, purtroppo c'erano anche loro, che avevano fatto un piccolo circolo che si chiamava appunto il Circolo di Vienna. Erano nomi che poi erano diventati abbastanza famosi: Rudolf Carnap, Hans Reichenbach, Otto Neurath, tutta gente tra l'altro che poi più o meno come collocazione non è che volle, ma si trovò più o meno in una situazione di opposizione rispetto a quello che successe dopo. Perché? Che cosa voleva fare? Ad esempio Carnap scrisse vari libri molto complicati, insomma, venne dato loro l'etichetta di neopositivismo logico. In realtà la situazione era molto semplice: cercare di pensare che cosa voleva dire fare un'asserzione vera, dire qualche cosa di vero, che cosa voleva significare. E Carnap identificò proprio nel corso degli anni 20 due criteri. Primo criterio: che non ci fosse contraddizione in quello che veniva detto. Se io dico oggi gli asini volano, gli asini non hanno le ali e quindi non possono volare. Oppure il quadrato è rotondo, ovviamente un'autocontraddizione, non si poteva dire. Quindi cosa stava cercando di dire Carnap? Non quello che è un punto di vista, non quello che è secondo me. Da un punto di vista dell'affermazione della sua logica interna, un asino che vola o un quadrato che è rotondo non si danno, è falso. E poi il problema ancora più complesso, quello delle cosiddette verità di fatto, delle verità relative alla situazione che noi potevamo sperimentare. Oggi è una bella giornata di pioggia.
oggi non sta splendendo affatto il sole, oggi alle ore 17:30 di mercoledì 3 maggio a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, presso la Scuola Normale Superiore. Vedete, sono stato estremamente puntuale. Bene, questa perché è una falsità, è un'affermazione falsa? Perché c'era una procedura che Carnap identificava per stabilire con estrema precisione le modalità di verificazione o di falsificazione, questo lo dirà poi Popper più avanti, di una determinata situazione. Bene, tutto questo perché ve lo racconto? Perché c'era il tentativo di dare delle regole generali che ci permettesse non di parlare della verità in assoluto, ma di certificare attraverso, ripeto, regole specifiche, condivise, condivisibili, che cosa poteva essere detto una affermazione qualificata come qualche cosa come un'affermazione vera e quale poteva invece essere qualificata come affermazione falsa. Purtroppo, ed è qui il finale della storia, il finale tragico, i nostri amici del Circolo di Vienna si trovarono, come vi dicevo, dalla parte sbagliata della barricata, come spesso capita a chi fa filosofia. Perché? Perché lì l'ondata populista, diciamo, prese il sopravvento. Dall'Austria venne colui che nel 1933, proprio anche grazie alla sua capacità di fare discorsi, attraverso la radio, ad un utilizzo estremamente intelligente di quella che all'epoca era la nuova tecnologia, appunto conquistò il potere, Adolf Hitler. Forse io non credo alla teoria dei corsi e dei ricorsi storici, ma credo che in qualche modo la storia qualche cosa continui a insegnarci. Magari guardiamo un po' anche al passato per capire il presente, per stare attenti a che nel futuro non ritorni più. Grazie davvero per la vostra partecipazione.